Ciao ragazzi, allora in questo video, e ragazzi, in questo video vi parlo della mia esperienza a Cuba. Questo video credo che risulterà utile per tutte coloro, beh, oltre a quelle che mi seguono, ma a tutti coloro che andranno su YouTube per cercare notizie su Cuba. Perché io faccio così prima di ogni viaggio, prima di, insomma, quando progetto un viaggio, vado comunque a vedere se ci sono dei video interessanti, però devo dire che ne trovo sempre pochi su informazioni utili. Quest'anno eravamo indecisi se tornare in Asia o andare a Cuba, che in realtà era da un sacco di tempo che volevamo visitare, e visto insomma la situazione che tra poco penso cambierà con l'arrivo degli americani e tutto quanto, abbiamo detto andiamo a Cuba quest'anno. Pensavamo di essere non gli unici a pensarla in questo modo e quindi che ci sarebbe stato veramente una calca di turisti pazzeschi. Invece devo dire che no, non abbiamo trovato così tanti turisti. Siamo stati a Cuba dal 23 luglio al 10 di agosto, quindi all'incirca 18 giorni. Abbiamo ovviamente iniziato il tutto prenotando il volo, che è la cosa principale da prenotare mesi prima. Noi l'abbiamo prenotato a metà febbraio, pagandolo 750 euro a testa circa, 760 adesso non ricordo, a testa, andata e ritorno, con la compagnia Aeroflot, compresa anche l'assicurazione sanitaria, che per andare a Cuba è obbligatoria. Eravamo super convinti di questa compagnia, non tanto perché non ci convincesse l'Aeroflot, ma perché comportava fare il viaggio Milano-Mosca e Mosca-Havana. Quando abbiamo prenotato il volo, ossia appunto a febbraio, l'alternativa era o l'Aeroflot a questo prezzo, quindi sui 700 euro più l'assicurazione, quindi 750 a testa, o adesso non mi ricordo quale altra compagnia, che quindi faceva uno scalo più comodo, che però costava subito 1000 euro a testa. Quindi insomma ci siamo guardati negli occhi e abbiamo detto ok, facciamo lo scalo a Mosca. Circa 3 ore e mezza, 4 di volo da Milano a Mosca. Noi fortunatamente siamo stati fermi a Mosca solo un'ora e mezza, e poi 12 ore di volo da Mosca a Havana. Successivamente all'acquisto del biglietto aereo, ovviamente come ogni viaggio abbiamo comprato la Lost Travel Only. Ho iniziato a studiarcela, cioè io me la portavo in pausa pranzo, la sera prima di andare a dormire sempre sul mio comodino, perché a noi comunque piace organizzarci i viaggi da noi, senza agenzie, senza mettere in mezzo nessuno. Alla fine del video quanto abbiamo speso è veramente pochissimo, insomma, per il viaggio che abbiamo fatto. Ci siamo decisi nel fare questo tipo di giro. Abbiamo fatto inizialmente 3 notti a Havana, dopodiché abbiamo fatto 3 notti a Vignales, quindi insomma spostandoci un pochino, adesso poi vi faccio vedere. Poi abbiamo fatto una notte a Cienfuegos, 2 notti a Trinidad, 3 notti a Cayo Guillermo, 2 notti a Santa Clara e l'ultima, in realtà doveva essere una notte a Varadero, una notte ancora ad Havana, ma poi abbiamo cambiato programma e abbiamo fatto 2 notti ad Havana. Stabilite le tappe, abbiamo iniziato a cercare le case particulares, in quanto noi volevamo assolutamente non andare in alberghi ma in case particulares. Le case particulares sono praticamente una sorta di bed and breakfast, quindi voi vivete in una stanza col bagno privato all'interno della casa, insomma, dei cubani. Ovviamente diciamo nella prenotazione delle case particulares me ne sono occupata io principalmente. Quello che io facevo di andare su Booking a indicare case particulares, non so, Santa Clara per determinate date. Vi vengono fuori prima gli hotel, ma sotto vi vengono fuori i bed and breakfast, quindi io andavo a vederli un po' lì, più che altro a vederli come erano dentro, un pochino dove erano con la mappa, insomma nella zona. Dopodiché andavo a vedere il nome su TripAdvisor, quindi andavo a vedere le recensioni, se era recensita bene o meno bene. E dopodiché cercavo di avere contatti diretti, quindi nella maggioranza dei casi trovavo poi il loro sito, quindi li contattavo via mail, a certe volte anche tramite Facebook, e devo dire che mi hanno sempre risposto subito, molto spesso magari dicendomi non ho posto io, ma ho posto la mia vicina, ti mando le foto, quindi erano molto preattivi. In altri casi invece per alcuni posti, adesso non mi ricordo esattamente quali, sicuramente Santa Clara e forse anche Trinidad, mi sono affidata a un sito che vi lascio qua sotto, che si chiama BB Vignales, e devo dire che lì credo che sia una sorta di agenzia che gestisce le case particulares. Vi vengono fuori i prezzi, voi richiedete la prenotazione, poi loro vi rispondono e vi dicono se è disponibile. Se la casa è disponibile vi mandano proprio il voucher.
Noi tutte queste case particulares le abbiamo poi pagate in loco, quindi diciamo che le persone si fidavano semplicemente della nostra parola, cioè ok, veniamo da questo giorno a quest'altro. Ho conosciuto invece anche delle ragazze che invece prenotavano diciamo di tappa in tappa, o magari nella prima casa particolare si facevano organizzare da quella persona tutto il viaggio, insomma con varie conoscenze. Io ho preferito fare da me. Da un minimo di 20 cook, un cook è circa un dollaro, quindi 20 cook sono circa 18 euro, a un massimo di 35 cook, quindi sui 32 euro. Se pensate, dei prezzi bassissimi, anche perché comunque in tutti i posti in cui siamo stati erano camere pulite, molto carine, in belle zone, quindi non abbiamo avuto nessunissimo tipo di problema col bagno privato, acqua calda, acqua fredda, ok. Noi poi volevamo fare 3 giorni, non di più, in un resort, cioè non più che altro in un resort, ai Cayos, che sono diciamo nella parte nord dove c'è Cayo Coco, Cayo Guillermo, e lì l'unico modo per andare sono i resort, quindi per forza siamo stati 3 giorni in un villaggio. Noi abbiamo optato per Libero Star Daiquiri, prenotandolo già all'Italia. In quel caso abbiamo speso per 3 notti in 2 persone, quindi con la camera doppia, trattamento all inclusive, 350 euro. Il meteo è stato stracaldo, a Cuba fa un caldo assurdo in questo periodo, un caldo umido a livelli pazzeschi. Io sono un amante del caldo, quindi non ho patito più di tanto. Per me l'estate è uguale caldo allucinante. Il mio fidanzato non la pensa tanto così e quindi insomma l'ho visto un pochino patire. Diciamo che noi tutto quello che bevevamo, cioè bevevamo circa 3 litri d'acqua al giorno, lo sudavamo completamente, perché veramente io in tutta la giornata facevo la pipì, se va bene, una volta la sera, quindi voleva dire che veramente tutti i liquidi li buttavo fuori. I primi 3 giorni ad Havana, noi in particolare eravamo nella zona... La zona Vedado, diciamo, Cuba si divide un po' in 3 zone, Havana Vieja, che è la parte un pochino più vecchia, più carina, nel senso siete proprio in centro, Havana Centro, oppure Vedado. Vedado è un pochino più spostato, quindi per andare poi nel centro dovete sicuramente prendere un taxi collettivo che vi costa un cook, quindi un dollaro in due, per 10 minuti di taxi ci arrivate. Però ovviamente è una zona un pochino più carina, molto tranquilla, residenziale, cioè, mi ricordavo ogni tanto quelle strade americane dove ci sono tutte le villettine, i bambini che giocano a pallone. Però noi abbiamo deciso di non affittare la macchina, sia perché costavano tantissimo, sia perché le strade non sono per niente rassicuranti, e sia perché comunque viene chiesto anche molto di cauzione, sono molto pistini a guardare se poi hai fatto danni alla macchina, righine, non volevamo aver casini, insomma. Quindi noi ci siamo sempre mossi da un posto all'altro con dei taxi collettivi, delle macchine collettive. L'altra alternativa sarebbero i Via Azul, che sono diciamo i pullman di linea, quindi con aria condizionata e quant'altro, che fanno diciamo i collegamenti principali. La palla del Via Azul è che dovete ovviamente rispettare il suo orario, quindi non so, se voi da Havana dovete spostarvi a Vignales, il pullman Via Azul parte da Havana alle 7.50 del mattino, quindi quella mattina dovete svegliarvi prestissimo e partire alle 7.50. E l'altra cosa negativa secondo me è che comunque il Via Azul vi porta da stazione Via Azul a stazione Via Azul, quindi magari la stazione Via Azul era molto lontana da dove avevamo noi la casa, quindi dovevi comunque prendere un taxi o comunque camminare a piedi dalla casa alla stazione di Via Azul, e stessa cosa quando arrivavi. Sicuramente i lati positivi è che avevi l'aria condizionata, eri sicuramente comodo e bene o male gli orari venivano abbastanza rispettati. Noi abbiamo optato per i taxi collettivi, il cui costo era più o meno come il Via Azul, cioè la tariffa più o meno quella, senza aria condizionata, molto più caratteristico però, perché ti ritrovavi in continuazione con gente diversa. E gli orari venivano più o meno rispettati, diciamo che ti dicevano 3 ore e poi ce ne mettevano 5, però perlomeno ti portavano da casa particolare a casa particolare, quindi cioè, tu ti trovavi veramente davanti alla porta di casa. Col senno di poi, diciamo, in alcuni tragitti forse avrei preferito optare per il Via Azul, perché in particolare un viaggio è stato terrificante, lunghissimo, cioè comunque pensate 8 ore cambiando 4 macchine senza aria condizionata, con 40 passa gradi fuori.
Però in realtà adesso ricordo il tutto con piacere, insomma, abbiamo conosciuto anche delle persone simpatiche, vissuto situazioni particolari che sicuramente sul Via Azul non avremmo vissuto. Quindi dopo i 3 giorni a L'Avana, in cui abbiamo girato un pochino L'Avana, insomma non sto a farvi l'elenco delle cose viste ad Havana perché veramente prendete qualsiasi guida e vi saranno indicate, abbiamo fatto 3 giorni a Vignales. Vignales è in assoluto il posto che mi è più rimasto nel cuore. Allora io vi faccio vedere la cartina di Cuba. Allora L'Avana è qua e noi ci siamo spostati qua a Vignales. Vignales è un posto stupendo. Io non mi nascondo che quando poi siamo ripartiti da Vignales mi è proprio scesa la lacrimuccia, mi è proprio rimasto nel cuore. È un posto assolutamente cioè dovete assolutamente andare a Vignales se andate a Cuba. È un posto, diciamo, in campagna, un po' in mezzo al niente, molto turistica. Calcolate che c'è una via principale dove è piena di ristoranti, negozietti, dove si accalcano praticamente di turisti, però per realtà ci sono un sacco di cose da fare, quindi escursioni, gite, quindi alla fine il paese in sé lo vivi poco. È un po' brutto magari andare a cercare ristoranti perché bene o male sono tutti pieni di turisti, però per il resto è veramente stupenda. Noi a Vignales abbiamo fatto 3 escursioni. Il primo giorno, sempre organizzati con un'agenzia che c'era lì in loco, in realtà andavamo in agenzia, poi visto che i prezzi erano un pochino alti, uscivi fuori dall'agenzia c'erano tutti questi tipi, no, ti porto io, quindi noi abbiamo sempre contrattato un po', perché a Cuba bisogna contrattare per qualsiasi cosa. Quindi diciamo il primo giorno abbiamo preso un'altra coppia italiana che abbiamo beccato lì per caso e abbiamo detto venite a fare con noi un giro un po' di Vignales e dintorni, va bene. Quindi con questo taxista siamo andati prima a vedere un murales preistorico, dopodiché siamo andati alla cava dell'Indio, molto carino, siamo andati sulla barchetta con questa cava dove c'erano insomma tutte queste rocce molto carine. E poi siamo andati su Mirador, da cui c'era una vista pazzesca. Il secondo giorno abbiamo deciso di fare l'escursione a Cayo Yutias, che è una spiaggia che ci dista circa 1 ora e mezza, 1 ora e 3 quarti da Vignales, ed è veramente molto molto bella, una spiaggia molto carina. Infine l'ultima escursione che abbiamo fatto e che vi straconsiglio è la gita a cavallo nel Parco Nazionale di Vignales. La gita dura dalle 2 alle 4 ore a cavallo, ognuna di voi ha il proprio cavallo con una guida che vi segue, ma noi ci siamo ritrovati veramente in questo parco silenzioso da morire, sul cavallo, cioè stupendo, veramente meraviglioso, e siamo andati a visitare una piantagione di tabacco e una piantagione di caffè. Dopodiché siamo partiti da Vignales, è iniziato il viaggio della speranza e sono iniziate le 8 ore di viaggio da Vignales a Cienfuegos. Cienfuegos in realtà veramente siamo arrivati la sera, praticamente alle 6 di sera, dopo un viaggio infinito in cui eravamo veramente stravolti, quindi ce la siamo goduti poco. A Cienfuegos si ha la possibilità di soggiornare, prendere la casa particolare o in zona Punta Gorda, che è un po' la parte nord, o nel centro di Cienfuegos. In realtà io vi consiglio di prenderla nel centro di Cienfuegos. Noi in realtà l'abbiamo presa a Punta Gorda, che è un po' la parte più carina, dove appunto si può vedere il tramonto, molto molto bella. Però comunque siete scomodi dal centro, quindi insomma vedete un po' voi, se volete essere un pochino più isolati e farvi una camminata di circa 1,5 km per andare in centro, oppure stare in centro poi magari farvi prendere il taxi giusto per andare a Punta Gorda a vedere il tramonto. Trinidad è il secondo posto che ci è rimasto veramente più nel cuore, una città, un paesino meraviglioso. Tra l'altro lì ne abbiamo avuto anche un upgrade di casa particolare, quindi ci siamo ritrovati in un appartamento super mega wow, stupendo. Anche lì un sacco di cose da fare, molto carino, c'è questa piazza principale dove c'è la casa della musica, dove la sera si balla, si canta, si conosce gente, wow, cioè è proprio bella, mi è piaciuto un sacco. Anche lì abbiamo dedicato il primo giorno a girare un pochino tutta Trinidad, a perdersi nei suoi vicoletti, e poi il secondo giorno invece siamo andati a Playa Ancon, che è una, prendendo semplicemente il taxi con mi sembra 5-6 Cook, dista un quarto d'ora da lì, è una spiaggia molto molto carina, Cayo Guillermo. In questo caso bisogna prendere un taxi autorizzato, comunque anche lì noi girando per Trinidad ci siamo fermati, abbiamo chiesto questi taxisti un po' improvvisati per strada, dicendo appunto che dovevamo andare l'indomani a Cayo Guillermo, abbiamo lasciato il bigliettino della casa particolare e il giorno dopo insomma sono venuti a prenderci sotto casa. Il viaggio anche lì è stato lunghetto,
perché ci abbiamo messo sulle 5 ore e siamo arrivati appunto nel nostro resort. In realtà questa vacanza mi ha dato l'ennesima conferma che non siamo né io né mio fidanzato, almeno per il momento, poi le mie colleghe dicono che quando avrò dei figli cambierò idea, ma non credo, persone da villaggio, cioè non lo so, io li trovo una noia mortale, stessa gente, stesso cibo, stesse cose, però lì non c'era altra possibilità, quindi siamo stati 3 giorni in questo resort. La spiaggia era stupenda, già la spiaggia del resort, in realtà noi poi siamo sempre andati a Playa Pilar, che era una spiaggia molto carina, dicono la più bella dei Caraibi, effettivamente era molto molto bella, semplicemente prendendo una navetta che costa ben 5 cuca andata e ritorno e stando poi lì insomma a Playa Pilar. Dopodiché da Cayo Guillermo siamo andati a Santa Clara. Santa Clara c'è piaciucchiata, diciamo, non è che ci siano grandi cose da fare, forse col senno di poi avrei fatto solo una notte, secondo me una notte merita perché comunque è molto carina. Due, in realtà va bene, abbiamo trovato comunque tante cose da fare, anche perché il primo giorno siamo arrivati che era già tardi la sera, il secondo giorno era l'unico giorno pieno e poi domani mattina siamo partiti subito presto, e la città del Che, quindi ci sono, c'è cioè, il monumento al Che, il museo del Che, il mausoleo del Che, i treni che erano stati deragliati dal Che. Quindi insomma tutto dedicato al Che, io vi consiglio di fare un giro anche solo di passaggio in giornata, comunque di fare massimo una notte. Dopodiché dovevamo andare a Varadero una notte, ma il taxista che avevamo insomma richiesto per l'indomani mattina ci ha bellamente paccato, e quindi dato che si era fatto un po' tardi, erano già le 11, 11 e mezza, insomma si era fatto un po' tardi, abbiamo detto vabbè andiamo direttamente ad Havana. Quindi da lì abbiamo preso un taxi collettivo ritrovando le nostre due amiche milanesi che avevamo conosciuto durante la nostra vacanza, e quindi abbiamo fatto gli ultimi 2 giorni ad Havana. Allora, consigli che vi posso dare: non andate a Cuba negli hotel, no, andate nelle case particulares, perché è lì che vedrete veramente la vera Cuba. Per spostarvi io vi consiglio i taxi collettivi, ovviamente non se avete bambini piccoli perché è un po' pesante, o altrimenti il Viazul. Portate veramente pochissime cose da vestire, io quest'anno ho portato poco, l'avete visto nel video in cui vi ho fatto vedere cosa mi sono portata, però comunque era sempre troppo, perché alla fine veramente lì sei dalla mattina alla sera vestita uguale, comunque quando avevo cose da lavare mi ero portata il sapone di Marsiglia e la sera mi facevo il bucato, quindi veramente avrei potuto portare meno roba. Se andate a luglio-agosto portatevi solo cose leggere, cioè io alla fine la felpa e il kiwi li ho usati giusto in aereo dove si congelava. Quanto riguarda il cibo, io non ho avuto particolari problemi, vabbè, tranne un giorno in cui non sono stata benissimo, però gliela metto in conto, insomma un giorno ci sta, comunque c'era tanto caldo, il cibo è diverso, quindi ci sta. Si mangia principalmente riso e pollo, l'aragosta, il pesce del giorno, riso e fagioli. Io quando faccio questi viaggi cerco di evitare il più possibile il ghiaccio, anche se comunque qualche cocktail ovviamente l'ho bevuto, ma magari non facevo sciogliere troppo il ghiaccio. Cerco di evitare cose crude, quindi non mangiavo insalata, non mangiavo i pomodori, cercavo di mangiare cose solo cotte, e facendo un po' attenzione in generale a non mangiare cose troppo strane. In realtà ho mangiato tanto riso e pollo, l'aragosta, il pesce, gelati, molta frutta, quindi insomma. L'acqua, mi raccomando, bevete solo acqua ovviamente in bottiglietta sigillata. Moneta, allora loro hanno 2 tipi di moneta, la moneta nacional, che è quella che utilizzano i cubani, e i cuc. Noi quando siamo arrivati in aeroporto ad Havana abbiamo fatto nella cadeca, insomma che c'è lì, abbiamo cambiato la maggioranza dei soldi. In realtà vedete, guardate poi sulla vostra guida quello che insomma gli orari indicati per le cadeche, perché noi spesso arrivavamo a cambiare il denaro la sera, magari la cadeca, che era il cambio, chiudeva alle 7 di sera, ma alle 5 avevano già finito i soldi, quindi in alcuni casi siamo un po' rimasti fregati, anche perché una sera il bancomat non ci funzionava, lì funziona solo Mastercard e Visa, quindi non portate Maestro, queste cose qua. Noi due ci eravamo fatti tutte e due la postpay, l'avevamo ricaricata un bel po' e quindi usata per le emergenze, poi il resto l'avevamo portato contanti, e in più vabbè ci eravamo fatti cambiare sempre alla cadeca qualche soldo in moneta nacional, che è la moneta che noi usavamo per comprarci la pizza, comprare da bere nei loro posti, diciamo, cubano. Sicurezza, mi sa, Cuba è una
non so, un paese veramente super super sicuro, non ci siamo mai sentiti in pericolo, la sera giravamo alle 2 di notte in vicoli bui con gente intorno, pochissima gente che passava, non ci siamo mai sentiti in pericolo, mai mai mai, siamo andati in macchina con gente che non conoscevamo, veramente mai situazioni sgradevoli assolutamente, magari loro intanto cercano per strada di attaccare bottone, ma basta fare un sorriso e andare dritti per la propria strada, quindi senza dare retta. Io poi dall'Italia, come avrete visto, avevo portato un po' di cosine, quindi di caramelle, campioncini, e li distribuivo un po' in giro quando giravo, però devo dire mai che loro mi hanno chiesto qualcosa, ero sempre io a darle, e comunque anche i bambini da una caramella e tutti gracias, gracias, cioè veramente super super educati. Quindi insomma vi faccio vedere un po' il giro che ne abbiamo fatto, perché purtroppo insomma avendo questa cartina non si vede molto. Comunque siamo partiti da Havana, abbiamo fatto Vinales. Da qua è iniziato il viaggio della speranza a Cienfuegos. Da Cienfuegos siamo andati poi a Trinidad. Da Trinidad siamo andati a Cayo Guillermo, dove siamo stati nel resort. Da Cayo Guillermo dovevamo andare a Varadero, ma in realtà siamo poi andati da Cayo Guillermo siamo andati a Santa Clara. E da Santa Clara saremmo dovuti andare a Varadero e poi ad Havana, ma in realtà siamo andati direttamente ad Havana. Quindi diciamo noi abbiamo visitato Cuba fino a questo pezzo. Ci manca questo, però insomma era un po' dura, ecco, fare tutto. Ecco, noi abbiamo speso per 18 giorni di vacanza, compreso volo, andata e ritorno ovviamente, assicurazione sanitaria, cibo, quindi colazione, pranzo e cena sempre fuori, bibite, bere, insomma, se no avere la sera, spostamenti, quindi tutti gli spostamenti interni, case particulares più il resort, quindi dormire, souvenir, qualsiasi cosa, circa 1600 euro a testa, quindi un totale in due persone di 3200 euro per 18 giorni di vacanza a Cuba ad agosto, cioè appunto luglio-agosto. In confronto, l'altro anno noi siamo andati in Thailandia 2 settimane e ne abbiamo spesi 2000 a testa, quindi comunque ancora meno. Ve lo consiglio, vi prego, non andate a Cuba e non state estate una settimana solo in un villaggio, perché non è Cuba. Purtroppo, insomma, se andate nella zona di Cayo Guillermo, lì dovete andare per forza nei resort, ma vivete con loro, andate nelle case particulares. Io rimango comunque a disposizione se avete altri dubbi, domande, vi lascio qua sotto la mia mail e ci vediamo col prossimo video. Un bacio, ciao!